Ciao a tutti, quest'oggi siamo qui a Pelli e abbiamo deciso di intervistare i due grandi preparatori dei portieri del Genoa, Alessio Scarpi, ex giocatore, ex portiere, ancora preparatore dei portieri, e Stefano Raggio Garibaldi, diciamo un futuro luminosissimo come preparatore dei portieri, perché comunque sta apprendendo i segreti del mestiere da Alessio Scarpi. E oggi ho deciso di fargli qualche domanda, quindi iniziamo pure. Cosa ne dite? Siamo pronti. Allora, ci raccontate un po' qual è la settimana di lavoro tipo dei portieri? Tanto dipende dagli impegni settimanali, insomma, se la partita è distante una settimana, la preparazione è rivolta per quella settimana. Se invece c'è un impegno infrasettimanale, il lavoro va diversificato. Ok, Raggio, vuoi aggiungere qualcosa? No, è tutto Ale, nel senso, diciamo che bisogna anche vedere gli allenamenti della squadra, no? Bisogna anche comunque ora in calcio di adesso tener conto del programma di allenamento della squadra, da lì si adegua un attimo, perché comunque il portiere ora è diventato a tutti gli effetti un giocatore negli 11 e quindi deve essere integrato nel gioco di squadra. Ok, andiamo avanti. È vero che i portieri devono essere un po' matti? Se sì, perché? Di questa, secondo me, un po' sì, un po' no, però un giocatore adesso, soprattutto al giorno d'oggi, che deve essere un giocatore con la testa sulle spalle. Insomma, una volta si diceva che i portieri erano tutti pazzi, però secondo me il ruolo talmente importante al giorno d'oggi che deve essere anche una persona molto equilibrata. Raggio, tu come la vedi? Sì, cioè, nel senso, anche secondo me non bisogna essere pazzi, però ci vuole una dose, più che altro personalità, una personalità importante, forte, perché è un ruolo un po' particolare. Ok, come si allena questa personalità? Personalità penso che uno ce l'abbia nata, insomma, quando cresce. Tu ad esempio non ce l'hai mai avuta, però mi sono tutta arrivata, non so se come mai. Ok. Ma diciamo che anche secondo me è una cosa innata, però poi deve essere bravo, no? Il giocatore, il ragazzo che inizia a fare il portiere, ad aver la voglia di assumersi determinate responsabilità. Quindi se c'è la voglia di mettersi in porta, la personalità ce l'ha. Ok. La prossima domanda riguarda un po' di qualità che deve avere il portiere. Coraggio, reattività, potenza, stare tra i pali, saper calciare il pallone. Qual è la prima cosa che cercate in un portiere? Sicuramente non c'è una sola cosa, insomma, c'è sempre un mix di tutte queste cose che tu hai appena elencato. Logicamente al giorno d'oggi tanti vanno a vedere per prima cosa la statura, capito? Anche se secondo me non è la cosa principale, fondamentale di un portiere. Non so cosa pensa Stefano. No, io dico, secondo me la tecnica è un valore imprescindibile, perché comunque se un portiere tecnico è favorito. E poi comunque ora veramente deve essere un atleta vero, nel calcio di adesso deve essere allenato, non deve essere una fisicità importante, deve avere tutte le componenti per fare quello che fai te ad alto livello. Grazie. Allora, il portiere capitano di squadra è diventata quasi un'abitudine. Avere il numero uno sulla schiena può significare ricevere la leadership dal gruppo? Penso che basti solo avere la numero uno, insomma, cioè, di tantissime altre cose, insomma. Penso che ci vuole tanti anni in una società, insomma, essere sicuramente un trascinatore. Poi sì, ci sono tanti numeri uno, ma non sono tutti numeri uno capitano, insomma. No, io dico che non è importante avere la fascia di capitano sul braccio per essere riconosciuto leader, esatto, della squadra. E quindi, secondo me, uno è leader a prescindere dalla fascia di capitano. Va bene, vabbè, qui siamo un po' sull'abaco, quindi quanti tiri in porta scoccate ogni allenamento all'incirca? Parecchi, poi dipende sicuramente dal giorno, della settimana, insomma, se siamo distanti dalla partita, che logicamente calciamo molto di più. E quanti, la quantità non lo so, però... Ma tanto, lo dico io, tanti. Sì, tanti. quanti gol fate? Pochi? No, non c'è come domanda, non c'è. Qual è il portiere che avreste voluto come vostro allenatore? Ma sinceramente io ho avuto, mi ricordo, Zinetti come preparatore, che era stato un portiere, e non per ultimo Spinelli, che no, è un maestro. Chi avresti voluto che non hai avuto? Ah, che non ho avuto? Che ti sarebbe piaciuto ti allenasse? Battara, mi parlavano bene di questa Battara, che sarebbe piaciuto. Tu, Raggio?
Sviolinate, vai. Allora, qui passiamo su domande un po' più personali, quindi un pregio e un difetto di Scarpi, penso prima. Pregio, mi viene in mente subito la sua grande umiltà, veramente, per come mi sta aiutando, come mi sta veramente insegnando tanto, umiltà incredibile, nonostante il suo passato così, non, veramente umile. Mi piace, i brividi. Un difetto? Difetto, non lo so. Dai, abbiamo sentito i difetti. Non lo so, dì, difetto... forse da quello un po' permaloso, dico. Un po' permaloso. Mattia dice. E invece un tuo difetto e un tuo pregio? Un mio difetto? È un tuo pregio. Un mio difetto è che posso essere anche un po' permaloso, c'ho poca... A volte c'ho poca pazienza, capito? Soprattutto con te. Poi un pregio... Che mi piace lavorare, dai. È vero, sono concordo, concordo. Che mi lavoro dal lavoro. E quindi ora passiamo a un pregio e un difetto di Reggio Garibaldi. Pregio che calcia bene, un ottimo collaboratore. Caratteriale? Caratteriale, perfetto. Perfetto. E un difetto? Difetto che ogni tanto con la testa non c'è, capito? Si sta innamorando di qualcuno, non lo so, però ogni tanto... Oppure ogni tanto passa tipo nei bar di Chiavari, deve uscire perché questo ragazzo comunque va all'università, giovane, viene qua, è giovane, deve trovare la ragazza, quindi... Quindi ci sta che, ci sta. Che ogni tanto vabbè, crescerà. Crescerà. E un tuo difetto e un tuo pregio? Pregio forse, come si può dire, disponibile. Disponibile a imparare, a crescere. E invece difetto forse ce ne sono talmente tanti che non mi vengono in mente. Cioè, non saprei quale dire di tutti. Forse... un po' più di, come si può dire, iniziativa. Dai. Bravo, sei un po' introverso. Può essere, esatto. Ora passiamo, qui vi divertite. Un pregio e un difetto di Perin? Pregi tantissimi, cioè... Non ti vengono. Non mi vengono. Difetti, pregi un ragazzo che ha sofferto tanto, che però non ha mai mollato niente, questo ti va dato merito. Grazie. Come professionista c'è poco da dire, non niente da dire, c'è poco c'è da poco. Dire. Difetto. Difetto. Difetti a volte è un po' troppo presuntuoso, vorresti allenarti da solo perché vuoi decidere più allenamenti e va bene. Sopportiamo anche questo. Va bene, lo accetto, me la metto in tasca. Ok. Pregi tanti, però anche il portiere, quello vedono tutti, però anche chi magari lo vede meno, la persona tosta che sei, sei tosta. Grazie. Quindi quello è vero. E difetti, sì, forse ogni tanto un po' presuntuoso. Vabbè, accettiamo, lo ammetto anche io, a volte però, a volte. Va bene. Siamo grati di essere stati in nostra compagnia. E continuate a seguirci su Genoa Channel. Ciao a tutti. Ciao. Bravo.